fratelli bianconeri e sorelle bianconere, buona estate a tutti. La Juventus fa double nel secondo giro di amichevoli che iniziano ad essere più impegnative. E allora, dopo i 12 gol della prima, la Juventus Wimed, del nuovo coach Montemurro, vincono anche con le svizzere della Servette, tanto per cambiare, già in strepitosa forma BB, Barbara Bonansea, poi gol anche di Girelli e compagne, ma quello che più ha fatto piacere è vedere una circolazione del pallone iniziata addirittura dal portiere, con nuove indicazioni che già iniziano ad essere digerite dalle ragazze, che vanno verso un nuovo corso e all'inseguimento di sempre maggiori successi. I ragazzi di mister Massimiliano Allegri, sempre fieri e seguaci del detto "il calcio è molto semplice", cercano anche loro di iniziare a mettere i primi tasselli, nonostante naturalmente la prima squadra ancora sia ben lontana da avere un minimo di forma, visto che addirittura i nazionali non sono ancora rientrati e gli altri hanno iniziato da pochissimo. E allora ancora spolvero per tanti ragazzi bianconeri dell'Under 23, Sulle, Fagioli e compagni si sono disimpegnati bene nel trofeo Berlusconi, dove, attenzione, oltre all'ingresso di Kulusevski, arrivato da poco con pochi allenamenti sulle gambe, si è vista subito un'intesa dal punto di vista di quella che deve essere l'esecuzione di quest'anno. E quindi circolazione della palla veloce e in verticale. E qui l'esperimento contro il Monza nella vittoria bianconera per 2-1 di Aaron Ramsey, davanti alla difesa, potrebbe diventare qualcosa di molto interessante, sia per lui che ovviamente per noi. Il mercato della Juventus, come tutte le altre squadre, è ancora apertissimo, non è praticamente iniziato, perché sapete quella che è la condizione generale, quindi bisogna un attimo arrangiarsi, e le trattative che sono in ballo per tutti diventano alla fine un po' estenuanti, perché bisogna mettere d'accordo tutte le parti che in questo momento hanno tutte la stessa necessità, che praticamente è quella di portare a casa il più possibile e di spendere il meno possibile. Si poteva ovviare con un progetto interessante che ancora non è andato a buon fine, ma persiste, perché naturalmente, come si poteva prevedere, il Tribunale di Madrid ha sentenziato che Juventus, Barcellona e Real Madrid hanno assolutamente ragione nella diatriba Superlega con la UEFA, che la UEFA non può minacciare e soprattutto non si deve permettere di dare delle multe non solo ai tre club che persistono, ma anche agli altri 9 che sono usciti e dovevano essere multati, e quindi nel caso gliele dovrebbe addirittura restituire. Quindi Superlega sempre sì, nonostante tutti i soliti pennivendoli di turno scrivano cose completamente diverse e fantasticano su quello che può essere il loro futuro, che non gli aggrada, ma il futuro lo sapevo bene quello che è, e cioè un futuro che deve necessariamente trovare una soluzione, altrimenti sarà complicato non solo per le grandi squadre, ma soprattutto per le medie e le piccole, diventerà tutto molto molto difficile. Comunque, siamo solo all'inizio dell'estate, prossimo weekend, altro appuntamento doppio, attenzione, trofeo Gamper a Barcellona, sia le women che gli uomini, con grandi sorprese per quanto riguarda anche Juventus TV. Fino alla fine, forza Juve in gol.